Questo non è un semplice supermercato. Ogni giorno ritrovi freschezza, qualità e i sapori genuini di una volta. Conad, persone oltre le cose. Don Giovanni Pisacane resta alla guida della parrocchia di San Michele Arcangelo di Cava dei Tirreni. È quanto deciso dall'arcivescovo della diocesi Amalfi Cava dei Tirreni, Monsignor Orazio Soricelli, il quale ha fatto un passo indietro rispetto alla decisione assunta in un primo momento e che prevedeva il trasferimento di Don Giovanni Pisacane alla parrocchia di Dragonea di Vietri sul Mare. Tale decisione aveva fatto infuriare i fedeli di Sant'Arcangelo, i quali avevano avviato una petizione popolare ed avuto un acceso faccia a faccia proprio con l'arcivescovo. L'annuncio ufficiale è arrivato nel primo pomeriggio attraverso un comunicato stampa diramato dall'ufficio comunicazioni sociali della diocesi. Nella responsabilità della cura pastorale dei fedeli e nell'intento di assicurare un pastore ad ogni comunità e dopo aver incontrato ed ascoltato il popolo di Dio, l'arcivescovo, si legge nella nota, ha deciso che il sacerdote Don Giovanni Pisacane continuerà il suo servizio pastorale nella parrocchia di San Michele Arcangelo in Cava dei Tirreni, mentre Don Ciro Emanuele Danilo, che doveva subentrare proprio a Don Giovanni a Sant'Arcangelo, è stato designato quale nuova guida spirituale della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Dragonea di Vietri sul Mare. Don Ciro inizierà il suo ministero nella popolosa frazione vietrise il prossimo 19 novembre.